abbiamo intenzione di lanciare una campagna pubblica, a partire da questo momento, che non vuole essere cupo perché non vuole piegarsi a quelle che sono, diciamo, le parole chiave di tutta di tutto questo discorso. Vogliamo partire da un addio festoso a Zeno, un addio che sicuramente è un arrivederci, che sicuramente lo rivedrà marciare per queste strade accanto a noi, a fare attivismo come abituato quotidianamente ormai da molti anni a questa parte. Ma vogliamo soprattutto far partire una campagna per la libertà di movimento e una campagna che rivendichi immediatamente il diritto ad avere diritti, il diritto alla libertà, il diritto al dissenso, appunto evitando qualsiasi tipo di provvedimento giudiziario, qualsiasi tipo di foglio di via e qualsiasi tipo di intervento mediatico e politico contro gli attivisti. Vogliamo lanciare questa campagna di libertà di movimento perché il 27 febbraio ci sarà l'arringa di difesa per quel processo di cui parlavo prima, per quel processo del 14 novembre 2012, la cui accusa ha chiesto in totale 25 anni di condanna. 25 anni di condanna per coloro che appunto sono stati fracassati dopo un ordine emanato direttamente dal capo della mobile durante tutta quella giornata là in piazza, proprio qua davanti alla stazione, in questo preciso punto. Ecco, di fronte a questa sproporzione delle condanne, di fronte a questa ineguaglianza delle pene, come al solito, vogliamo dire a tutti pubblicamente, vogliamo rivolgerci a quella Padova degna, a quella Padova solidale, a quella Padova che non vuole rinunciare alla democrazia e all'eguaglianza reale, di presentarsi tutti assieme il giorno 27 febbraio in aula durante il dibattimento della difesa. Vogliamo essere là per far vedere non solo che siamo accanto a Zeno, ma che rivendichiamo innanzitutto un nuovo modo da parte della magistratura di affrontare tutte le problematiche che emergono dalle rivendicazioni e dalla contestazione sociale. Vogliamo iniziare a fare in modo che a Padova si ragioni in maniera diversa, con un'altra mentalità, che non sia appunto quella della gogna che abbiamo rappresentato qui davanti alla stazione e che possa finalmente iniziare a chiamarsi giustizia senza per forza dover usare tutti gli orpelli per mascherare quella che in realtà è ed è sempre stata in tutti questi ultimi anni, ossia una profonda ingiustizia, un profondo rapporto di forza a favore di chi detiene il potere, a favore dei più forti. Con questo però, dopo che abbiamo lanciato la nostra campagna verso il 27 febbraio, che sicuramente vuole andare anche oltre e allargarsi a tutte le persone, alle realtà e collettivi che saranno interessati, diciamo subito che per noi non è finita qua, diciamo subito che accompagneremo Zeno, accompagneremo il bandito, accompagneremo il marchiato dal fuoco dell'odio di questa città verso il treno, sapendo che però da un treno di andata c'è sempre anche un treno di ritorno e sapendo anche che non saranno sicuramente le fogli di via a fare in modo che lui non possa ritornare ad essere in questa città. Ai metodi medievali per reprimere e per allontanare delle persone che si sono rese attive per il dissenso in tutto questo ultimo periodo, noi opponiamo invece la nostra gioia di lottare. Opponiamo appunto il nostro stare nelle piazze e il nostro stare quotidianamente a contatto con quelle che sono le problematiche derivanti da questi ultimi anni. Nuovo, con l'autorità conferitami da poliziotti violenti, magistrati faziosi, giornalisti relativamente professionali e politici corrotti, e con il compiaciuto consenso della giunta comunale dell'odio e della paura, dichiaro fino a giorno non definito bandito dalla non più libera città di Padova il pericoloso Zeno di Pescantina, detto Zeno Libero. Sua grande colpa ed inaccettabile crimine è stato il lottare instancabilmente nel fronte degli ultimi e degli oppressi, il porsi come scudo a tanti contro le angherie del potere, il non aver rinunziato come consigliato di tentare senza sosta di cambiare e salvare la grigia città che in risposta lo esilia. A Zeno di Pescantina, a tutti i maliziosi suoi pari, alla moltitudine di seriziosi e facinorosi, il potere vuol rendere manifesta la propria volontà.
questa città la spegneremo. Di terrore e di violenza faremo gran uso per tenere serrate le vostre bocche rivoltose. E quindi, zona di Pescantino, in questo modo, noi da questa città ti esiliamo e te ne devi andare, tornate dove sei venuto, questa città non ti vuole più.